benvenuti nel mondo dell'arte, benvenuto nel mondo dei necessari, degli strumenti necessari. Datemi una mano e entrate con me. Qualcuno mi ha chiesto perché usi questa spatolina? Perché mi serve per prendere gli inetti colorati e metterli nella mia vaschettina dove li diluisco. Ma la spatolina, ne esistono almeno 70 tipi diversi, tonde, punta, larghe, strette, così, così, eccetera, eccetera, serve per fare una tecnica, soprattutto a olio o acrilico o alchidico, un'altra storia modernissima dei colori. Ma vabbè, io sono rimasto un po' dello scorso millennio, però ogni colore ha un suo perché. La spatolina serve anche per fare lo spatolato. Avete presente quei quadri a olio, soprattutto che sono a spessore, che sono zac, 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 sì. Detto così, serve la spatolina. È una spatola che serve a fare questo lavoro. Io lo uso perché prendere la polvere nella quantità che mi serve, o uso un cucchiaino del caffè, o uso la spatolina. Io sono nel mondo incantato, ho tutte le spatoline che voglio, miracolo. Ho detto ai miei amici qui, ma posso affittarmi un 500-600 metri di questo spazio? Non signore, mi hanno risposto, vabbè, allora mi accontenterò della spatolina così in prestito. Tre pennelli, tondo, piatto e lingua di gatto. Ho lavorato, li ho usati. Se ho usato ad acqua, basta che io prenda un bel bicchieretto di acqua pulita, non li schiaccio, mai schiacciare il pennello. Ricordatevi che il pennello è il nostro proseguimento, è il proseguimento del nostro cervello che passa per il braccio che arriva alla mano e lui è il segno. Se lui sta bene, il segno sarà buono. Se lui sta male, il segno sarà brutto. Colore acqua, acquerello, gouache, tempera, lì sbatto un pochettino così sui bordi del bicchiere, acqua pulita, l'acqua si sporcherà. Prendo, se voglio essere veramente bravo, prendo un altro bicchiere, questa volta è sporco, ma ve lo simulo. Prendo un altro bicchiere con acqua pulita, faccio la stessa cosa. Do una bella sgrullatina sulla mia carta, vi ricordate? Vedete sempre un po' di carta assorbente a portata di mano? Gli do una bella sgrullatina. I pennelli, se stanno in monozzato, chiudono, cioè si ricompongono, e io li metto a scolare in verticale con la punta rimasta in giro. Beh, esistono tanti tipi di scolapennelli. Questo è uno, tanti, per tutti i tipi di arredamento, dico io. Secondo la casa che avete, secondo il vostro angolo, c'è di rame, di ottone, di metallo, di design, non di design. Se siete poveri, non lo dite a nessuno, ma mettete i pennelli una volta scolare dentro il vostro bicchiere così, va bene uguale, altrimenti come fa la mia fatina, gli appende una bella pinzettina così nello scolatoio dei piatti, basta che poi non passi il gatto che ci gioca. Chiaro? Se invece avete usato i colori a olio, il lavaggio è più complicato, perché il colore a olio, il pigmento del colore a olio rimane molto inserito dentro al pennello e arriva anche nella parte metallica. Il pennello più è curato bene e più durerà nel tempo. Siccome è un investimento, un buon pennello costa soldini, conviene trattarlo bene. E allora nascono degli appositi detergenti, saponi, che servono a lavare i pennelli. Una buona norma, secondo me, è quella di mettere un po' di questo detergente, sempre se non siete allergici, nel palmo della mano e iniziare a fare questo movimento del pennello finché non esce un po' di schiuma. Quando esce un po' di schiuma, aumenta, 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 perché io lo cambio il sapone e lo rimetto. Quando esce un po' di schiuma, faccio un ultimo lavaggio con piccole dosi, non quantità enormi, piccole quantità di sapone quando non schiuma. Dopodiché il pennello è ben deterso. Lo sciacquo nell'acqua corrente o nel solito bicchiere e lo metto di nuovo a riposare. Se potete, nello scolapennelli, se non potete, appeso con la pinzetta o a testa in su. Il pennello che ha lavorato d'acqua una volta asciutto può lavorare di nuovo acqua e può lavorare col colore olio. Se il pennello ha lavorato con il colore a olio, dovrà necessariamente tornare a lavorare con il colore a olio. Alla prossima e benvenuti nell'arte e soprattutto l'arte e il cibo dell'anima. Ciao!